245 dipendenti in forza al personale delle quattro province abruzzesi passano alla regione. Si conclude in Abruzzo con la firma degli ultimi protocolli la difficile e mal digerita riforma del Rio, che di fatto ha svuotato le province di fondi, personale e poi di funzioni, ma non tutte. A carico delle province restano infatti la manutenzione delle strade e le scuole, con il servizio del trasporto scolastico dei ragazzi diversamente abili trasferiti ai comuni. A gennaio 2015, con l'entrata in vigore della riforma del Rio, gli esuberi dichiarati dalle quattro province abruzzesi erano 712. Di questi, 210 sono andati in pensione con le norme agevolative pre-Fornero e 160 sono transitati in Regione Abruzzo dopo un primo accordo, a cui si sono aggiunti altri 85 in ragione degli accordi sottoscritti a settembre. Un nuovo carico finanziario per la Regione, ha commentato il vicepresidente della Giunta, Giovanni Lolli. Ci siamo dati un obiettivo che era quello di non lasciare nessuno a casa di questi 712 e siccome successivamente il governo ha indicato la possibilità di inserire tutti questi nominativi in una piattaforma nazionale e quindi eventualmente la possibilità per questi nostri lavoratori di finire in qualche altra regione, noi ci siamo dati l'obiettivo che nessun lavoratore abruzzese che non lo avesse scelto per sua libera volontà fosse deportato in un'altra regione. Ecco. Con un lavoro fatto insieme ai presidenti delle province, insieme ai sindacati e con la disponibilità dei lavoratori e delle strutture regionali, siamo arrivati ieri all'obiettivo definitivo, cioè tutti questi lavoratori hanno trovato un'occupazione e una collocazione in Abruzzo. Tra il personale in esubero delle province abruzzesi, 54 lavoratori hanno usufruito della possibilità di andare in altri enti, mentre resta ancora da definire il futuro per il personale dei centri per l'impiego e quello delle biblioteche provinciali. Mentre per i 177 addetti dei centri per l'impiego c'è un futuro immaginato dal governo nella costituenda Agenzia Nazionale per il Lavoro, per gli addetti delle biblioteche la Regione dovrà farsi carico di ridisegnare l'offerta culturale sul territorio.